ha di bello la mia vita? Vogliamo parlare? Parliamo. Parliamo della mia bellissima, brillantissima vita. Su, forza. Da dove cominciamo? Esistono idee che quando ti prendono non ti abbandonano più. Ci sono quelli che notte e giorno pensano, non so, continuamente alla luna. Ecco, anche io ho la mia luna. Cioè, la notte sono posseduto da un unico pensiero ossessionante. Devo scrivere. Non ho neanche finito un racconto che già non si sa il perché, ne devo scrivere un altro. Poi subito dopo un altro ancora, un terzo, un quarto. Scrive in continuazione, sempre di corsa. Come un viaggiatore che cambia da ogni stazione cavallo e riparte subito. Non posso fare altrimenti. Che c'è in questo di bello, di brillante? Me lo dite voi? È una vita assurda. Ecco, io sto qui con voi, discuto, mi appassiono, ma nello stesso tempo, ogni istante, ogni secondo, penso che c'è un racconto non finito che aspetta. Vedo, non so, ecco, una nuvola che somiglia a un pianoforte a coda, e penso, devo ricordare in qualche mio racconto che nel cielo notavo una nuvola simile a un pianoforte a coda. E annoto, prendo appunti, sto col fucile puntato, a chiappa al volo, pesco da voi, da me, ogni frase, ogni parola, ogni istante, ogni secondo, e corro a chiuderle tutte queste cose nella mia cassaforte letteraria. Chissà, possono servire. Un uomo come me non è pazzo. E d'altra parte gli amici, i conoscenti mi trattano forse come una persona normale. Che cosa scrivi di bello? Che ci prepari? Che bolle in pentola. Sempre la stessa cosa. La stessa cosa. Un giorno mi entreranno in casa, mi prenderanno le spalle, mi metteranno una camicia di forza e via. In manicomio come il pazzo di Gogol. Anche negli anni in cui ero giovane, gli anni migliori, scrivere per me era un tormento senza fine. Io il lettore non lo vedevo, e chissà perché me lo immaginavo sempre sospettoso e malevolo. Il pubblico mi faceva una paura tremenda. Ogni volta che andavo in scena o mi racconto a teatro, i bruni mi sembravano implacabilmente ostili, i biondi indifferenti. Un supplizio. Una cosa terribile.